Enjoy Side, il magazine dedicato alle eccellenze del Made in Italy e non solo. In questa puntata, l'eccellenza dell'olio extravergine d'oliva di una storica azienda toscana. Il mito della velocità e dei motori attraverso il ricordo di un'icona del cinema americano e di un artigiano fiorentino produttore di telai per moto. Nel cuore di Firenze, tra stile ed eleganza, una visita al museo di una famosa casa di moda. Sempre a Firenze, sul Lungarno, un ristorante di prestigio ospita un evento. Protagonista, una brigata di grandi chef. Enjoy Side è ospite dell'azienda Gonnelli, un'azienda toscana fortemente ancorata al territorio che produce olio dal 1585. Ho il piacere di essere insieme a Giorgio Gonnelli, ad oggi ultima generazione dell'azienda. Buongiorno Giorgio. Buongiorno. Noi siamo la 13ª generazione che porta avanti l'azienda Il Frantoio di Santa Tea, che fu acquistato nel 1585 dalla nostra famiglia. Lo sviluppo dell'azienda è partito da nostro padre, che nel 1962, grazie anche a una collaborazione con Alfa Laval, siamo riusciti a installare il primo impianto a centrifuga al mondo, e da lì c'è stata una ricerca continua e costante nello sviluppo tecnologico, questo per portare a un miglioramento qualitativo del prodotto. È chiaro che l'unica possibilità di sviluppare l'azienda da un punto di vista qualitativo è la tecnologia. È uno strumento che oggi ci permetta di essere leader nel settore a livello qualitativo, ed è chiaro che non è finita qui, perché ogni giorno è una costante ricerca continua, tant'è che abbiamo sviluppato internamente nella nostra officina macchinari per la produzione, dai defogliatori alle lavatrici per il lavaggio delle olive, e quindi è una diciamo necessità. Questo ci ha permesso anche di differenziare i nostri prodotti, perché ad oggi contiamo 15 prodotti all'interno del nostro portafoglio, tutti di altissima qualità e tutti diversi l'uno dall'altro, sia da un punto di vista qualitativo e organolettico, in quanto abbiamo prodotti delicati derivanti da una determinata varietà di olive, prodotti fruttati medi e fruttati intensi, tutti in base a diverse varietà di olive di diverse zone. Ad oggi contiamo 45.000 piante sul territorio di Firenze e Siena. E questo ci permette di controllare l'intera filiera, quindi l'intero processo produttivo, proprio dall'oliva, dall'albero, fino alla bottiglia finale, passando quindi dal frantoio, la trasformazione, che è l'unico processo che consente realmente di produrre qualità, alla conservazione del prodotto sotto azoto, fino all'imbottigliamento e alla commercializzazione in tutto il mondo. Una delle ultime creature alle colline di Firenze. Giorgio, per l'azienda Gonnelli l'olio è un qualcosa di veramente determinato, cioè un cibo e comunque un elemento che può determinare il cambiamento, chiaramente in positivo, di un piatto. Questo è un po' legato alla vostra scelta di lavorare con degli chef di eccellenza che appunto portano in tavola il vostro prodotto. Assolutamente sì, i giudici in questo caso sono proprio gli chef, cioè loro sono le persone che possono o meno esaltare il nostro prodotto, quindi possono riuscire attraverso gli abbinamenti di varie tipologie di varietà, come dicevo prima, a esaltare il nostro olio e il loro piatto. Quindi noi vediamo i giudici come il mezzo per arrivare allo scopo finale, cioè al compimento dell'obiettivo dell'olio, che è quello di esaltare un piatto. È chiaro che mentre il vino viene bevuto così com'è, puro, l'olio è un servizio che viene fatto a disposizione dello chef per migliorare il piatto, e l'olio di alta qualità o meno è in grado di spostare l'ago della bilancia sulla qualità del piatto finale. Giorgio, ora ci troviamo all'interno di un piccolo museo che è qui proprio nell'azienda, nella vostra azienda, che è un museo che risale al 1426. In realtà, infatti, ricordiamo che la famiglia Gonnelli subentra ad un frantoio Santa Tea che esisteva già appunto nel 1426, sì, era inizialmente di proprietà dei frati del Carmine.
poi nel 1585 fu acquistato dalla nostra famiglia. Diciamo che questa è la zona dove tutto è partito, perché è la zona originaria del frantoio. Poi noi abbiamo assemblato qui dentro un museo con alcune macine che venivano utilizzate appunto per fare l'olio. Questa risale al 1822 ed era un po' il vecchio modo in cui veniva franto l'olio. Qui, diciamo, solitamente c'era un animale che girava intorno e via via i contadini buttavano le olive e venivano macinate. Poi quella è un tornio dove veniva pressato e filtrato l'olio, e un altro pezzo molto antico è anche uno dei primi separatori di Alfa Laval, risalente al 1929, dove permetteva appunto la separazione dell'acqua dall'olio. E tra l'altro ricordiamo che questo è uno dei frantoi più antichi qui in Italia. Beh sì, esatto, nasce nel 1426, siamo riusciti tramite dei lavori che stavamo facendo di costruzione a scoprire questa pietra dove c'era impresso una data, e da lì che è partita tutta la ricerca della nostra storia. Abbiamo scoperto che voi tra l'altro ospitate periodicamente dei meeting, dei ritrovi di persone che arrivano con delle macchine d'epoca. A noi interessa molto questo lato perché appunto dedichiamo sempre una parte ai motori. Ecco, ci vuoi raccontare, so che da poco insomma ci sono stati un paio di eventi importanti che hanno visto arrivare insomma macchine di un certo prestigio qui da voi. Sì, noi periodicamente facciamo questi eventi, è un raduno internazionale dove vengono macchine da tutto il mondo, si fermano qua per una sosta, poi proseguono nel Chianti in altre aziende vinicole della zona. Quindi hai avuto la fortuna in questi raduni di vedere tante bellissime macchine d'epoca. Ecco, se mi dovessi citare una macchina che hai un po' nel cuore, quale macchina mi citeresti? Beh, indubbiamente la Porsche 356 mitica di James Dean, che è stato un po' il cult di quegli anni. E allora noi andiamo a vedere la scheda della macchina del mitico James Dean. James Dean, scomparso esattamente 60 anni fa, è uno dei tanti personaggi del mondo del cinema appassionati di auto che si sono cimentati nel mondo delle gare. James Dean, nato nel 31 a Marion, USA, diventa famoso nel mese di marzo del 1955 quando esce nel cinema La Valle dell'Eden, il primo film che lo vede protagonista. Appassionato di motori fin da ragazzo, terminate le riprese, inizia ad interessarsi alle corse automobilistiche e acquista una Porsche 356. Con questa vettura debutta in gara il 26 marzo 1955 a Palm Springs e porta a casa una vittoria nella corsa riservata ai debuttanti e un secondo posto il giorno seguente nella prova assoluta. La Warner Bros., per ragioni di sicurezza, vieta a James Dean di gareggiare con le auto durante le riprese di Il Gigante, ma una volta finite, l'attore statunitense pensa subito a tornare in pista. Acquista una Porsche 550 con l'obiettivo di correre a Salinas. Il 30 settembre 1955 Dean decide di familiarizzare con la sua vettura portandola sulle strade aperte al traffico. Intorno alle 17, sulla Route 466, perde la vita scontrandosi contro una Ford Tudor proveniente dalla direzione opposta. Oggi, a 60 anni dalla sua scomparsa, quella di James Dean è un'icona che la cultura giovanile ha introiettato ormai quasi inconsapevolmente e la cui leggenda continua a perpetuarsi da più generazioni, senza peraltro veder diminuire il suo sottile fascino. Oggi abbiamo il piacere di vedere una bellissima macchina, una Porsche 356 degli anni 60. Ho il piacere di parlarne con Giorgio, che è un appassionato di auto e di auto d'epoca. Giorgio, questa macchina, un modello di che anno, che caratteristiche ha?
questa è una 356, una delle ultime prodotte della serie C, la macchina del 1963, è un 1600 cm cubici, 75 cavalli, in grado di fare 170 km all'ora. È una macchina che quando è uscita era praticamente coeva della 911, che poi il mercato non la accolse con un grande entusiasmo, tant'è che fu prodotta per altri ben 2 anni, fino al 1965. Quindi questa è la macchina che ha già i freni a disco, che è tipica della serie C, però ha il contagiri ancora meccanico, mentre le ultime ricevettero il contagiri elettronico. Quindi è una macchina che proprio mantiene tutta la sua essenzialità, che è nata, diciamo, una Volkswagen praticamente nello sviluppo. La base è quella, quindi è una macchina di grande semplicità, grande affidabilità e un grandissimo piacere sentire il canto del suo boxer che cresce fino a 5.000 giri, da un grande piacere di guida con il volante, l'assetto che ha, diciamo, la caratteristica tipica del Porsche, che nelle curve tendono a scappare con la parte posteriore, quindi diciamo con il controsterzo, con un piacere di guida veramente unico. Tra l'altro è anche un piacere proprio guardarla, perché ha delle linee veramente molto particolari e degli interni molto raffinati. Ecco, di questo modello esattamente quante ne sono state prodotte? Di tutta la serie, la prima serie della Porsche, che poi era il modello unico, ne hanno fatte 75.000, di cui 3/4 sono tuttora in circolazione, quindi a sia della qualità che dell'interesse del pubblico per mantenere, diciamo, attive e funzionanti queste macchine. Ci raccontavi anche prima che del motore, che ha un motore un po' particolare, anche proprio posizionato in modo particolare. Beh, la caratteristica della Porsche è avere il motore tutto spostato nella parte posteriore, che rende la macchina apparentemente squilibrata. In realtà dà delle caratteristiche di guida tipiche della Porsche, per cui le curve vengono impostate prevedendo di lasciare sfuggire la parte posteriore e poi recuperarla con un controsterzo, e consente di fare curve in modo velocissimo, cosa che non è pensabile con altre macchine, tant'è che poi anche nella 911 è rimasto questo schema di macchina spostata tutto dietro. Insomma, ecco, chi è abituato con le macchine c'è tutto avanti, deve dire l'esatto contrario, però insomma, piacere di guida estrema, macchina che ha raccolto molti successi nei rally, nelle competizioni, che è tutto all'insegna della grande semplicità, ecco, perché in effetti con 4 cilindri si riesce a fare delle cose molto, molto piacevoli, molto performanti rispetto anche a motorizzazioni più complesse. Quindi è una macchina che, nonostante l'età, dà dei piaceri di guida come una macchina attuale, senza elettronica, senza nulla, quindi tutta essenza della meccanica. La meccanica è lo stato puro, come deve essere una macchina. Senti, allora a questo punto mi hai proprio incuriosito. Mi porti a fare un giro? Ma certamente. Allora io vado a fare un giro su questa meravigliosa 356 degli anni 60. Ho il piacere di essere insieme a Lorenzo Segoni, figlio dell'indimenticabile Giuliano, fiorentino e noto a tutti per essere un grande artista e un artigiano del mondo delle moto, perché in realtà tuo papà, che ti ha trasmesso questa passione, costruiva dei telai speciali per le moto. Esatto, mio padre si accorse che negli anni 70, diciamo, c'erano queste famose moto giapponesi che avevano tanto, tanto motore e avevano problemi di telai, e ebbe questa bellissima idea di cominciare a fare questi telai, che bene o male furono apprezzati da tutti i piloti dell'epoca. Anche mio padre attuale, Guido Valli, ha corso con questi telai, e anche da parte sua ho tanti riscontri positivi che andavano molto molto meglio. Senti, qual era la differenza poi da un punto di vista proprio tecnico, la differenza rispetto a un telaio originale di una moto rispetto appunto a quello che invece ideò tuo papà? Diciamo che i telai che costruiva mio padre erano molto più rigidi, infatti il telaio Segoni è famoso per questo tubone centrale di diametro abbastanza grosso. Ogni telaio veniva fatto per un tipo di motore, quando tanti, ad esempio il telaista che assomigliava a mio padre era Egli, che faceva questo telaio sempre col tubone, però per ogni motore veniva fatte delle piastre mobili, invece mio padre dedicò praticamente ogni telaio a ogni motore, e so da quello appunto che ti dicevo, so che andavano molto bene. Questa che abbiamo qui accanto è una versione stradale di un Kawasaki del 73, sempre con delle caratteristiche tecniche abbastanza evolute già all'epoca, cioè con tutto materiale italiano, dall'impianto frenante ai cerchi, alle marmitte che faceva mio padre, a questo monoscocca che era tutta
vetroresina. Mio padre con questa moto qui perse la vita, che è il modello un pochino più affettivamente importante. Io questo ho anche avuto l'onore di provarla sia per strada che in pista e sicuramente è una grande moto, più genuina. Oltretutto so che quest'anno a Lakeman Milano hai presentato una versione, un modello nuovo che però in qualche modo si ispira al modello degli anni 70. Esatto, ho voluto cercare di mantenere le solite caratteristiche che usavo mio padre su questa moto, quindi per rimanere fedele al progetto iniziale ho messo un motore Kawasaki di uno Z800, ho usato tutto materiale italiano, da cerchi che sono Z in alluminio forgiato, a tutto l'impianto frenante Brembo, alle marmitte delle Arrow su misura, sul nostro progetto, a tutta la sovrastruttura che non è più vetroresina, ovviamente è un materiale più moderno, l'ho fatta tutta in carbonio, sono stati bravissimi i ragazzi della Carbon Dream che mi hanno fatto un capolavoro. Ho cercato di rimanere appunto all'idea principale di mio padre con tutto materiale italiano. Magari con qualcosa di tecnologico in più, perché insomma sono passati degli anni. Tra l'altro so che di questa versione, di questa nuova versione, hai deciso anche di fare una piccola produzione. Esatto, questo è nato con l'idea di fare 20 esemplari di questa moto, ovviamente tutti omologati. E la prima, perché ne ho già vendute 4, la prima sarà in, penso di consegnarla a maggio 2016. Ora stiamo facendo la seconda e la terza per portare su a Verona. E poi faremo il top market, che è una fiera a Monte Carlo, a Monaco, e speriamo di avere un buon riscontro. E sicuramente sì, perché la moto è davvero un gioiello. Lorenzo, l'idea di questo nuovo modello, questo progetto, con chi è stato elaborato? So che c'è un team che ci ha lavorato dietro. Sì, allora, praticamente siamo riusciti a fare tutto tramite il mio socio, Tommaso Contri. Per quanto riguarda il telaio ci ha dato una mano il telaista di Livorno, Moretti, e per quanto riguarda, diciamo, lo studio del design di tutta la moto, lo studio De Benedetti e Fiordi, hanno fatto un capolavoro. Poi sono stati bravi perché sono riusciti praticamente a realizzare la moto come veramente l'avevo pensata io, che non è facile. Bene, ottimo lavoro di squadra allora. Noi quindi qui a Firenze ora ci spostiamo, andiamo a fare una bella visita a Gucci Museo in Piazza della Signoria e poi per concludere una bellissima serata all'Hotel Lungarno, alla serata Spoon ideata dal grandissimo chef Peter Brunner. Ho il piacere di avere ospite Karl-Heinz Hofer per parlare insieme di Gucci Museo di Firenze. Il museo è stato inaugurato nel settembre del 2011, si trova nel contesto meraviglioso di Piazza della Signoria, esattamente all'interno di Palazzo della Mercanzia. Karl-Heinz, perché proprio Firenze? Gucci è una storia fiorentina di successo e di diverse generazioni ormai. Infatti il museo è stato aperto proprio nel settembre del 2011, che era il 90° anniversario di Gucci, e rappresenta quello che è la storia, il heritage di Gucci, e che è molto vasto e molto consistente, oltre a manifestare anche le radici e anche quello che è il legame con il territorio, che riguarda non solo l'aspetto del prodotto, che credo sia molto emozionante, ma anche quello che è la realizzazione del prodotto, che è un prodotto 100% made in Italy ed è fatto principalmente in Toscana e con una manodopera e con un saper fare, con artigiani toscani. Ecco, il museo è diviso in varie aree, c'è un'area per esempio dedicata al viaggio, un'area dedicata ai fiori, no? al gioco floreale utilizzato da Gucci, un'area dedicata allo sport. Ah, queste sono le icone di Gucci, il flora è sicuramente uno di questi, è un particolarissimo tessuto che viene stampato a mano su dei tavoli che sono di circa 30 metri, sono 24 colori, è un prodotto estremamente artigianale, come per esempio anche il flora che sta uscendo adesso nei negozi. Comunemente tutti pensano a Gucci e chiaramente quello che viene in mente così nell'immediato è una borsa, un vestito. In realtà poi Gucci è molto di più, perché ad esempio c'è tutta la parte anche dell'oggettistica, dell'home. Gucci è sicuramente un brand estremamente completo e ci possono essere dei temi come per esempio il home, oppure anche temi specifici come può essere il bambù, che si vede in
in diverse occasioni, e anche qui c'è una storia da raccontare, perché in realtà è nato subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, dovuto anche a una mancanza proprio di risorse, ed è stato geniale in qualche modo l'uso di questo materiale naturale applicato all'ambito della borsetteria. Ecco, a noi è piaciuto moltissimo anche questo spazio dedicato al glamour, al cinema, dove Gucci ha vestito con degli abiti splendidi tra le più famose e più belle attrici di Hollywood. Da sempre la moda è legata al glamour, alle persone che sono protagoniste nell'ambito del cinema, nell'ambito della moda, nell'ambito anche culturale. È un veicolo molto importante e anche molto interessante per noi. Una delle cose originali che si possono fare all'interno del museo è acquistare degli oggetti, poter trascorrere del tempo magari degustando un buon cibo abbinato ad un buon vino e fare una buona lettura. Gucci, ma credo la città di Firenze sia in qualche modo un naturale esempio di attrazione del turismo, e perciò è chiaramente indispensabile anche trovarsi in qualche modo a casa in un museo, perciò un museo non deve essere solo un modo dove uno percepisce quello che può essere la storia nel nostro brand, ma deve essere anche un modo da vivere, perciò bisogna soddisfare tutti i palati, non solo quello visivo. Quindi direi a chi ancora non ha avuto l'opportunità, l'occasione di andare a visitare Gucci Museo, di farlo, perché è un museo veramente affascinante, accattivante, quindi tradizione, storia, tecnologia e perché no anche un momento di relax all'interno di uno scenario meraviglioso. Peter, siamo a Firenze, clima quasi prenatalizio, questo evento Spoon che sta andando avanti con grande entusiasmo. Oggi in particolare parliamo di Spoon on the Road. Che cosa avete fatto? Sì, allora Spoon on the Road è diciamo stato un viaggio che abbiamo fatto in giro per l'Europa, toccando la Spagna, l'Inghilterra, la zona nordica italiana, dove abbiamo visitato dei colleghi ristoratori a farci conoscere, a far conoscere questo concept che è partito quest'anno qui al ristorante Borgo San Jacopo, dove abbiamo invitato un sacco di amici chef e abbiamo creato questo connubio fra il giornalista e lo chef, tutti ai fornelli, in un clima diciamo di una cordata di amici, dove abbiamo dato vita diciamo così all'interpretazione di quella che è la passione, no, che diventa professione, ovviamente per lo chef che rimane in cucina, per il giornalista che da giornalista, solitamente gastronomo, si è messo ai fornelli per vivere, ecco, questa esperienza, e direi anche con grande grande successo. Quindi oggi che cosa accade? Riproponete delle cose che avete assaggiato o sì, proponete delle cose diciamo nuove? Sì, diciamo che questa serata è proprio dedicata diciamo alla cucina Nikkei, che si fonde con l'identità della cucina di Pino Cuttaia, perciò la cucina mediterranea, no? E da lì ecco è nata l'idea di fare questi 10 finger food che raccontano un po' questo viaggio che abbiamo fatto e speriamo sia un successo, ecco. E sicuramente lo sarà, quindi noi adesso ci addentriamo nella serata e ci gustiamo anche queste pietanze prelibate. Gilberto, che cosa ci fai vedere? Che cosa ci prepari? È un piatto che Enrico Crippa presenta adesso al suo ristorante di Alba. Il piatto comprende una radice di daikon che viene marinata con della miso, la zuppa miso, con il succo di limone. In più viene aggiunto un pecorino invecchiato siciliano e dei germogli di rucola che stanno a rappresentare, secondo lo chef Crippa, una rivisitazione della bresaola rucola e parmigiano. Ho il piacere di essere con Fausto Arrighi, che è presente in questo evento Spoon in veste di chef. Com'è l'esperienza di questo evento, Fausto? Ma è interessantissima, perché lavorare in una cucina, quando l'ho sempre vista dall'altra parte del tavolo, è veramente unica. Tutti ragazzi giovani, una buona armonia, tanto entusiasmo, questa è la cosa più bella che sto vivendo in questi ultimi tempi, ecco, perché viaggio anche in altre cucine, quindi questo è molto interessante. Qui alla serata Spoon, stasera siamo con l'esperto cheese, lo chef dei formaggi, qui Enrico. Abbiamo preparato delle cose particolarissime, soprattutto questo cono meraviglioso che ho anche già assaggiato. Benissimo, è un cono in onore di Pino Cuttaia, è un cono fatto con il caprino di capra girgentana cagliato con il lattice del fico. L'abbiamo solo lavorato un attimo in planetaria per poterlo degustare al meglio, perché è un
caprino che è difficile un po' da servire al cucchiaio o in forchetta. La cosa curiosa è questa provola che ormai abbiamo smontato, costruita attorno a un limone, una provola delle Madonie. Poi avevamo un caprino ancora di capra girgentana con i pistacchi e una toma vaccina che si chiama Fiore Sicano. Tutto, ripeto, in onore di Pino Cuttaia e della sua Sicilia. E insieme a noi, ospite di questa bellissima serata, anche Alessandro Garofalo, che ci ha dilettato con dei bellissimi concetti che apparentemente sembrerebbe non c'entrino nulla con questa serata, però invece sì, ci sono entrati, perché abbiamo scoperto oltretutto che il grandissimo Leonardo era anche è stato anche un ristoratore. Sì, nella sua gioventù, come noi facevamo gli stegisti nei ristoranti, lui in pratica ha lavorato in due ristoranti, in uno addirittura col Botticelli, nel primo con un buon successo, nel secondo sembra addirittura fallito il ristorante. Comunque ha inventato, sembra, il concetto del finger food e la, diciamo, razionalizzazione anche dell'estetica del cibo, questo ancora nel 1500. Questa esperienza com'è andata? È andata molto bene, perché qui la vostra banda, tra virgolette, di cuochi tutti stellati ha prodotto cose, diciamo, molto molto qualitative. Addirittura quello che a me è piaciuto è che nei singoli piatti ho trovato ambienti, cioè ho respirato territori, ho respirato la Sicilia molto in particolare, visto anche l'origine del cuoco, e quindi mi è piaciuta particolarmente. La chef pasticcera Loretta, ma questo piatto che ho preparato meraviglioso anche proprio alla vista, eravamo tutti lì che lo guardavamo e dicevamo no, meglio lasciarlo così, non ci dispiaceva quasi mangiarlo. Invece bisogna dire, è tanto bello che non vedo l'ora di mangiarlo, no? Sicuramente sarà anche buono. Sono varie consistenze di cioccolato, da un biscotto a una gelatina, a una decorazione, a un gelato, però sono fondamentali come poi vengono messi questi pezzi, perché ogni pezzo dà un'espressione al piatto. Quindi questa è anche la mia parte, che l'occhio anche deve avere la sua parte, è comunque fondamentale, oltre al gusto del piatto e l'estetica. Legame forte con la Sicilia, Pino Cuttaia. Allora, raccontaci un po' com'è andata questa serata. Vabbè, noi abbiamo degustato i vostri piatti, la preparazione dietro le quinte, raccontacelo un po' tu. È stata una bellissima esperienza, grazie ai padroni di casa. E nel luogo di Ferragamo, insieme allo chef Peter, e questo menù, diciamo, a otto mani. È stato veramente bello poter partecipare, ecco, quando ti chiamano e fai parte di una squadra è sempre bello, no? Siamo lì, portiamo avanti la nostra regionalità, la nostra interpretazione, il nostro stile di cucina, e poi dai anche un esempio ai giovani. Questa sera eravamo in tantissimi e insieme magari alle persone che hanno cucinato questa sera siamo di riferimento comunque ai giovani, come l'abbiamo fatto noi. Si viaggia e Firenze è un luogo di attrazione per tanti motivi, ma anche di feste, di eventi.